Qui a Milano con Fulvio Marrucco, manager storico di Gianfranco Zola. Zola che riparte dopo l'esperienza al Cagliari dall'Al Arabi, un'esperienza molto stimolante, affascinante. Sì, è un'esperienza particolare. Il Qatar, come tanti altri paesi dell'est, è molto più vicino di quanto noi possiamo pensare oggi al calcio europeo. Si preparano per un mondiale del 2002, quindi c'è volontà di crescita, c'è volontà di portare dei grossi campioni in questi campionati. Comunque molto soddisfatto della sua esperienza fino ad ora. Zola sognava, ha sognato di portare con sé quanti giocatori italiani? Ma purtroppo per quest'anno è stato impossibile perché per ora lì non puoi portare più di 4 giocatori stranieri, di cui uno con un passaporto asiatico, e di conseguenza erano tutti occupati e di conseguenza non si è potuto assolutamente portare. Vediamo l'anno prossimo, vediamo come va questo campionato. Lui deve rilanciare questa squadra, che è una squadra che ha una storia in Qatar, ma che ultimamente non ha brillato. Vediamo, l'anno prossimo ne parleremo. Ecco, a mente fredda, che cosa non ha funzionato tra Zola e il Cagliari? È stata una stagione assolutamente deludente per i sardi, però ecco, in quel periodo con Zola in panchina che cosa non è andato? Ma lui è partito molto bene, probabilmente è stata un'esperienza da una parte positiva, per come si è involuta poi estremamente negativa. Io ritengo personalmente che la squadra non fosse all'altezza e comunque aveva un handicap notevole, di conseguenza purtroppo poi ha pagato lui, ma come avete visto anche successivamente le cose non è che siano andate meglio. Parlando invece dei giocatori da lei assistiti, quali sono quelli ancora da sistemare, tra virgolette? Ma da sistemare bisogna vedere soltanto, trovare una soluzione per Cossu, proprio, che è stata una bandiera del Cagliari, mentre gli altri sono tranquillamente Davives, Gazzi, che sono stati riconfermati dal Toro, a Ferdinando Coppola, che a 37 anni ho il piacere di averlo collocato a Verona con un biennale, e poi mi aspetto in Serie B moltissimo da Antonio Piccolo per una stagione di conferma a Lanciano, che dovrebbe essere quella che definitivamente lo lancerà, e da Evacuo, che finalmente ritorna in Serie B dopo tanti anni di Lega Pro. Ha segnato tanto in Lega Pro, adesso atteso a questo banco di prova della Serie B. Ma sai, l'unico anno che ha fatto in Serie B ha fatto 13 gol su tutti su un'azione a Frosinone. Poi si è sparsa questa voce, questa conferma che lui era il bomber principe della Lega Pro. Vediamo, perché è una sfida a 33 anni molto molto simpatica. Io credo che Evacuo ci darà delle grosse sorprese quest'anno.